sentito anche lei il boato l'altra sera? Direi proprio di sì, dal negozio, sì, è stato uno scoppio bruttissimo, tanto pensavamo fosse una bombola o qualcosa del genere. Poi è uscita fuori. E ho visto un polverone che superava i palazzi e infatti lì per lì non avevamo capito cosa fosse successo. Avevo anche clienti dentro, sono usciti anche i clienti, tanto che una ragazza si è addirittura spaventata di passare da lì per andarsene, si è fatta prendere dalla mamma sotto il monumento. Ecco, ora a distanza di qualche giorno vi hanno un po' spiegato che cosa è realmente accaduto. Allora, inizialmente no, non, sinceramente io non lo avevo capito. Poi successivamente sì, è stato spiegato che stavano testando le tubature per il metano. Ecco. Comunque, quando sono passata di lì, io effettivamente ho visto il disastro sia verso l'Alcott, ma soprattutto dal calzolaio. Quindi a distanza di alcuni metri è Sì, arrivato sia sì. quel sapolvere, ma anche Sì. delle pietre, Sì, giusto? assolutamente. Dal calzolaio io sono entrata, era una cosa proprio assurda, detriti ovunque. Ecco, nei negozi non è arrivato nessuno a spiegarvi che cosa è accaduto e casomai a chiedere anche scusa. Allora, da noi no, perché ovviamente eravamo un po' più lontani, quindi abbiamo sentito il tutto, ma a noi detriti effettivamente non sono arrivati materialmente. Però no, sinceramente Qualche no. collega sì, però, ho visto un. Ma infatti io le sto dicendo, eravamo quasi orario di chiusura, quindi saranno state le 8 meno un quarto più o meno. Ci siamo precipitati tutti perché giustamente vedendo quel polverone siamo andati a vedere cosa fosse successo. Ecco, ora hanno messo dei teloni a protezione del cantiere, quindi significa che qualche provvedimento è stato preso. Lo spero perché sinceramente è una cosa assurda per quanto mi riguarda, anche perché capirete che giustamente i lavori vengono fatti veramente in uno spazio ristrettissimo e non è tanto il fatto magari cioè, che non accada più innanzitutto, che ci sia più sicurezza, non è che uno sta qui a dare la colpa a chissà chi, perché poi alla fine non è competenza mia assolutamente dare responsabilità, però in ogni caso lì passa gente È sempre. anche una zona di passeggio. Direi di sì. Poi soprattutto il punto in cui è successo, Beh, sinceramente. per fortuna la chiudiamo qui, non è No, ma accaduto infatti nulla, sì, però ecco. fortunatamente sì, assolutamente. No, il fatto soltanto che magari le notizie a volte dovrebbero essere riportate con un po' più di precisione, non tanto per una questione che uno vuole essere puntiglioso, ma per rispetto per chi comunque si è trovato lì in quel momento, ha visto il tutto, ha subito il tutto. E sinceramente, dopo vedersi anche notizie riportate in modo poco consono, non è una cosa molto professionale. Sinceramente, io poi sono abituata a dire la mia Ecco, non e la vogliamo dico sempre e ingigantire la comunque. cosa, ma neanche sminuire l'episodio. Assolutamente no, perché non è giusto. È successo, punto. È andato tutto bene, fortunatamente, però è successo. E basta.